Benvenuti a Progetto La Partita, un programma di Sebastiano Giannicola, a cura Pedro Tartufoli, in collegamento telefonico. Pedro, buonasera. Buonasera Giannicola. Allora, tutto a posto? Tutto ok, dopo una vittoria è sempre tutto ok. Allora, ce ne vuoi parlare? Stiamo agli sgoccioli, la penultima partita e poi ci sarà l'ultima. Ce la vuoi parlare questa partita di mercoledì? Beh, anche questa è stata una partita divertente, soprattutto perché abbiamo ritrovato la sacrata che conoscevamo fino a qualche incontro fa. Mi è piaciuto moltissimo come hanno giocato i ragazzi, nonostante qualche assenza per impegni scolastici di alcuni componenti, però questo è stato risolto da Saccoccia, il coach, con alcune altre convocazioni, con qualche quintetto rimaneggiato, la squadra non ha sofferto, ha vinto diciamo agevolmente. Come si sono svolti i tempi? Allora, i tempi praticamente sono stati in crescendo per la Sacrata, si è partiti con un parziale alla fine del primo quarto con la Sacrata che era avanti di 7 punti e poi si è continuato questo trend positivo fino ad arrivare alla fine dell'incontro senza patemi, voglio dire, nonostante il buon gioco dei ragazzi di Marzocca non sono mai riusciti gli ospiti ad impensierire la Sacrata, che è stata veramente in partita e consistente senza tralasciare niente, qualche errore di troppo in fase di tiro, ma quello lo sappiamo che oramai è un difetto quasi cronico della Sacrata, però si risolverà magari in fase di riposo tra questa stagione che si sta concludendo e la prossima, magari si riuscirà a limare anche questo piccolo difetto dei nostri ragazzi. Ho capito, tu sul tuo testo qua di cronaca hai scritto una bellissima frase, hai scritto: sono stati bravi i ragazzi della Basket Marzocca. Ah. In effetti sono stati bravi perché hanno fatto un buon gioco, purtroppo non è bastato per frenare una Sacrata che era veramente in partita, e certamente la vittoria della Sacrata non è stato un demerito del Marzocca che, ti ripeto, ha giocato bene, ma è un grande merito della Sacrata che ha saputo capitalizzare meglio il buon gioco che ha dimostrato. Ho capito, Pedro. Senti, questa è la penultima partita del campionato Under 14 Elite, giusto? Sì, finalmente arriviamo con il fiatone alla fine stagione di questa lunghissima stagione. Una partita che è stata inizialmente programmata per mercoledì, ma che poi per vari motivi è stata spostata a domenica 27 maggio. Forse è meglio dal punto di vista della partecipazione a questo ultimo incontro, ci auguriamo che tanti genitori sia della Sacrata che di Fano possano approfittare di questa giornata di festa per seguire le squadre in campo. Noi la conosciamo questa squadra Fanum? Sì, abbiamo già fatto Fortunai. La partita di andata in trasferta, siamo stati a Fano, un incontro quello che non ha avuto grandi storie dal momento che si è concluso con una settantina di punti di differenza, se non ricordo male. Comunque la Sacrata è riuscita a scavalcare il fatidico traguardo dei 100 punti in quell'occasione. Probabilmente le cose saranno cambiate, nel frattempo il Fano ha avuto la possibilità di affrontare altri incontri, poter migliorare il proprio gioco e crescere, come del resto hanno fatto tutte le squadre del campionato Under 14. Sono state diverse le storie delle partite di ritorno.
giornata. Abbiamo visto tutte squadre che hanno lavorato nel frattempo e sono riuscite a crescere, per cui ci aspettiamo un bello spettacolo anche in questa occasione. Sì, qui abbiamo gli ultimi risultati: Fanum Fortuna e Cabestamur Ancona 46-95. Poi abbiamo la Sagrada Porto Potenza, Basket e Marzocca 80-53. Poi abbiamo Basket Recanati, Sangio, Porto San Giorgio 46-56. E infine la prima in classifica, la Scavolini Siviglia Pesaro con Ascoli Basket 97-45. Che l'Ascoli, se non sbaglio, è riuscito ad accorciare un po' le differenze, sì, sì, nei confronti della super corazzata pesarese, per cui è la conferma di quello che più o meno dicevamo, cioè che tutta la fase iniziale, la parte di andata del campionato, della fase elite, è stata utilizzata da tutte le squadre per mettere a punto e correggere errori per crescere, tutto sommato. Molti sono riusciti alla perfezione, altri un po' meno, ma da quello che ho visto in campo tutte le squadre sono cresciute, per cui vedremo anche nell'ultima giornata un buon basket ovunque. Ok Pedro, allora noi ci risentiamo? Noi ci risentiamo domenica 27, subito dopo l'incontro Sagrada Fano, per commentare la partita e sicuramente per i saluti finali di questa stagione. Ok Pedro, allora ci risentiamo domenica, alla prossima! Alla prossima!